Appena uscito il video dei primi giorni di Prisma Raimo e sono commossa per la reazione. Non so se io fossi mai stata così in ansia per un video, però lo ero. Adesso mi sto preparando per andare in palestra e poi sono fuori stasera. Quindi ancora una volta mi troverò a scrivere di notte. Ma tanto io non so se sia un convincimento mio, cioè una di quelle cose che ti metti in testa e dopo diventa vera, ma io scrivo meglio di sera. Non so neanche se sia questione di silenzio, non distrazioni, perché comunque anche quando sono al lavoro, se ho un momento per scrivere, posso concentrarmi solo su quello, eppure di notte è un'altra roba. Oggi è il giorno in cui comincio effettivamente a stendere la storia, cioè non abbiamo più lo schermo degli schemini dietro cui nasconderci e sentirci al sicuro. Però non so se comincerò dall'inizio, perché ho una scena molto molto chiara che forse mi conviene segnare subito. Vabbè, però di tutte le... Visto che il punto è che tergiverso sempre su tutto, la regina assoluta dell'autosabotaggio, quello su cui sto tergiversando adesso è la palestra, quindi adesso la smetto e vado. Mi sono fatta la faccia e mi sono anche costretta a mettermi questa, è la maglietta con l'Infinity Gauntlet, perché vorrei tanto registrare il venividi degli Avengers quando torno, sperando A che mi regga la faccia e B di non sporcarmi a cena. Oggi è sempre May the 4th, quindi volevo immortalare questo patacchino che ho sul retro della macchina. Avevo il freno a mano! Ok, andiamo benissimo. C'è questo dettaglio che René esista. Forse dovrei dirgli che sto scrivendo di lui. Forse dovrei. Mi piace quando, mentre scrivo, faccio una playlist. Io ho la fissa delle playlist, faccio playlist per qualsiasi cosa. Quindi mi piace avere playlist tematiche per la cosa che sto scrivendo. Fermo restando che il più delle volte in realtà non ascolto musica mentre scrivo. O se la ascolto non la sto sentendo veramente. Mi piacerebbe saper comporre dei pezzi, tipo mi piacerebbe saper fare il theme di Fedra e il theme di René, però tanto non sono in grado, quindi questo discorso è irrilevante. Però di nuovo, come accennato per me stamattina all'alba, per te nel video della settimana scorsa, mi piace l'idea che questi personaggi, se c'è qualcosa che ti ispira di loro, vada avanti a ispirarti, ecco. Sono veramente soltanto un'idea, non so se si possono neanche classificare come canovacci. Qui, a proposito dei segreti di Bologna, c'è questa villa bellissima che ha un nome, ma io non me lo ricordo mai. È davanti alla cosiddetta Madonna Grassa, che è una statua, guess what, della Madonna. È molto formosa, è molto felliniana, se vuoi. Questa villa viene spesso affittata per photoshoots, tipo ho visto un sacco di attrezzature spesso qui o per matrimoni e quant'altro, ma quando non è in uso di notte è tutta buia tranne la finestrina dell'ultimo piano a destra, dove c'è quasi sempre una luce accesa e a volte anche nella finestra di fianco. E mi immagino cosa deve essere il custode di una cosa di questo genere e se tutto il resto della casa è deserto e polveroso, con i mobili coperti di lenzuola. Ma non è di questo che sto scrivendo, quindi magari non ci concentreremo su villa. Sembrava sì, forse Villa Gigi, ma la fede del futuro si sarà presa la sbatta e avrà scoperto come si chiami quella casa. In garage non c'è riscaldamento, quindi ieri mi sono presa un po' di freddo. Allora stasera ho pensato, vabbè, prima le priorità, cibo ai gatti, che se non si è capito è uno dei ritornelli della mia esistenza. Stasera, dicevo, ho deciso di stare in salotto, dove sì, fa un po' più caldo, ma ho più potenzialità di distrazione. Quando la verità è che adesso io dovrei semplicemente smetterla di evitare questo nodo al pettine e iniziare. È che non ho una prima frase, che è una cosa inutile da avere. Cioè, non è che ti serva una prima frase per cominciare, puoi cominciare da dove ti pare. Però io mi sto un po' impanicando, non ho neanche il titolo ancora. Però stasera ho raccontato per bene la storia e raccontare la storia ad alta voce è un gran test, perché secondo me ti accorgi delle cose che non funzionano o te ne vengono in mente di migliori. 5 maggio. Oggi diluvia e diluvia da stanotte e sto avendo difficoltà a fare qualsiasi cosa. Ci ho messo una vita ad alzarmi e ho solo voglia di infilarmi sotto le coperte, coperta di gatti. Ho le voci negative che ci stanno dando dentro da ieri sera. Da quando ho effettivamente iniziato a scrivere ho incontrato un bel po' di difficoltà. La prima, che onestamente
Non avevo considerato molto, è che non sono più abituata a scrivere in italiano da tanto tempo e soprattutto io leggo e guardo cose soprattutto in inglese. Secondo me influenza la mia creatività, che ci sta, in parte lo faccio anche per quello. Quindi ogni tanto mi vengono delle frasi che secondo me sono belle, ma sono più belle in inglese. E in italiano non rendono altrettanto bene, o ancora più, di più non funzionano. Ho scritto delle scene in mezzo, mi sa. Avrei voluto tanto avere un inizio, ma avevo il sospetto fosse una speranza sproporzionata. Poi, non so, ma io ho da sempre lo spettro di It's a truth universally acknowledged. Cioè, esiste l'inizio di un libro migliore di questo? Perché secondo me no. Cioè, questo è l'inizio definitivo. Nessuno mai inizierà mai più una cosa con una frase migliore di quella. E allora avere lì davanti quel esempio di perfezione mi mette addosso ancora più ansia. Inoltre penso sia importante seguire uno di quei consigli che si leggono dappertutto, cioè di scrivere sempre nello stesso posto. E direi, visto l'inizio, che il posto eletto da Fedra sia la Fred Cave. E quindi se ho un po' freddo, pazienza, mi metterò un golfino in più. Mi sembra che quello sia il clima a lei più congeniale. È la sera sempre del 5 maggio. Avevo paura di non aver registrato abbastanza la settimana scorsa e adesso credo di stare esagerando con questa seconda settimana. Vabbè, al limite taglierò un sacco di roba. Quello che ho scritto ieri forse non è tutto da buttare, ma certamente non è nella posizione, cioè non starà nella posizione in cui è adesso. Ma abbiamo avuto un'altra folgorante idea sotto la doccia. Attenzione! Perché mi dicevo, uno dei problemi qua, secondo me, è che non ho il personaggio introduzione, cioè non ho quello che fa da proxy per il lettore a cui devono essere spiegate le cose, così è la scusa per spiegarle, no? Quindi ho dovuto rimuginare su un altro modo, in pratica, di presentare soprattutto Fedra e René e il loro rapporto, e credo di aver avuto un'idea decente. Adesso la proviamo, perché siamo nella fase, mi sono appena svegliata e il sogno ha perfettamente senso, probabilmente no. Servizio navetta pro visione collettiva del nuovo episodio di Game of Thrones. Ovviamente diluvia, perché sennò dov'è il divertimento? È troppo bello, non c'è nessuno in giro. Ah, ecco un altro. Forse è la prima macchina che incontro da quando sono uscita. Sono presa malissimo. C'è una pozza gigante almeno. Lunedì 6 maggio. Oggi pomeriggio sono andata da Feltrinelli perché volevo vedere se ci fossero dei libri sui segreti di Bologna, sì, però soprattutto volevo qualcosa sul folklore in Italia. E diciamo che mi sono beccata leggermente una sola, mi sa. Il titolo secondo me era promettente. Comincia con Sin dagli arbori. Ok. Gli accenni per ogni regione sono brevi, saranno due facciate, però ti dirò che forse c'è qualcosa di interessante. NDR, scrivere a letto è una pessima e scomodissima idea, da non rifare. Invasione della privacy. Notte tra martedì e mercoledì. Oggi martedì non ho scritto niente, anche perché post live mi sono messa a registrare il venividi di Avengers e c'è una ragione se non ti faccio vedere come ho ridotta la faccia, perché ti ripeto è notte fonda, ancora non ho finito di editare. Ma per recuperare la sola di ieri in pratica, avevo ordinato su Amazon, cioè in pratica diretto ieri sera, degli altri libri che secondo me potevano essere utili e secondo me c'è qualcosa di promettente, a parte che mi è arrivato Story, che era uno dei candidati al GDL che non ha vinto, perché quando c'è Stephen King vince Stephen King, e ho iniziato a leggerlo e ci sono delle cose veramente molto 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 interessanti. E poi ho preso Storie segrete della storia di Bologna, Bologna insolita e segreta, alla scoperta dei segreti perduti di Bologna e piccole e grandi storie su Bologna che non ti hanno mai raccontato. Sembra la stessa frase detta in versioni leggermente diverse. Spero che ci siano effettivamente degli accenni sconosciuti. Nella descrizione di questo già c'erano cose sulla città che non sapevo, quindi ho grandi speranze. Ho appena finito di registrare il nuovo Bowl of Cereals, finalmente erano mesi che non ne facevo uno. È mercoledì sera ed è questa è l'unica ragione per cui a quest'ora, cioè tecnicamente è giovedì, è 1:15.
È l'unica ragione per cui in questo momento ho ancora la faccia. Ma soprattutto, tra ieri e oggi, perché ieri non ho potuto scrivere niente, e anche oggi poco e niente, ma mi è venuta un'altra idea. E questa faccenda, cioè lascio che succeda, per questa cosa che ho letto in story. Ne parlavo nell'ultima live ieri, sì, ieri sera. Ed era un discorso che peraltro non sono riuscita a ritrovare in quel momento lì, e dubito di riuscire a ritrovarlo adesso. Però il discorso era... non puoi decidere a tavolino il significato di quello che scrivi, perché sennò diventa poco autentico, no? Anzi, devi avere sì una linea di trama, ecco, però anche arrivare a conclusioni, e qui ti porta quello che scrivi in modo quasi automatico, insomma, devi lasciarti libero di scrivere quello di cui hai veramente bisogno di scrivere. Quindi in pratica il consiglio era sì, elastico. Se arrivi alla fine di una storia e non è successo niente di diverso da quello che avevi previsto, non hai lasciato abbastanza spazio a quello che ti veniva in mente di volta in volta. Mi è venuta in mente una cosa di volta in volta. E secondo me potrebbe non essere un'idea di merda. Parto sempre con grande fiducia. Ho pensato, qua secondo me non abbiamo abbastanza conflitto. Cioè ci vogliono dei cattivi. E mi son detta, una delle cose che a me piace di più è quando ci sono dei cattivi che poi così cattivi non sono, e alla fine salta fuori che sia i buoni che i cattivi vogliono la stessa cosa e si lavora insieme contro il vero cattivo. Quindi ho intenzione di andare verso quello, dove il cattivo sia il doppio di Fedra, che per adesso si chiama Drif, però che è semplicemente le lettere di Fedra un po' incasinate. Non lo so se resterà così. Però insomma... mi piacerebbe che andasse avanti questa idea del, come si dice, incomprensione, per cui di là, nel mondo delle fate, quello che i ragazzi stanno sempre inconsapevolmente facendo viene letto come apertamente ostile, che vogliono in pratica farsi fare lo scambio e portarsi via Drif. E voglio che di là, quindi per ragioni più che comprensibili e con le quali si può empatizzare, vogliano fermare il piano in atto. Però naturalmente il punto è che nessuno ha capito cosa stia veramente succedendo, ecco. E poi voglio il cattivo vero, che ho il terrore sia per adesso, anche solo nella mia testa, una roba un po' vaga, tipo alla Snoke. Cioè sai quei cattivi inutili, bidimensionali, che durano da Natale a Santo Stefano e dici ma perché, perché, perché? Però stiamo mettendo il carro davanti ai buoi, perché ancora lì non ci siamo, quindi chissà che il cattivo non decida di palesarmisi davanti quando sia il suo momento, e magari adesso posso concentrarmi su cose più immediate. C'era un'altra cosa però, a parte i libri che poi avevo preso su Amazon con successo, che avevo trovato da Feltrinelli e mi era sembrato un buon segno, è una mappa del XVIII secolo di Bologna. E la cosa ironica è che quando ho appeso le cornici in studio che mi servono come sfondo per i video, ne avevo comprata una che secondo me è giusto di questa dimensione, per sbaglio, o almeno quello che pensavo essere uno sbaglio. È bellissima! Vedo l'ora di vedere se ci sta. Gordon, vieni. Oggi è stata una giornata senza particolari fiammate di ispirazione di nessun genere. Sono andata un pochino avanti, ma sono comunque indietro sulla quota quotidiana. Mi sembra di aver già incontrato uno scoglio e quindi intorno all'1:30 ho preso la macchina e sono andata a fare un giro sui colli. Yay, ho appena finito di editare il bowl of cereals. Così adesso lo salvo e dovrebbe essere online già stasera. Cosa che tu dovresti aver visto ieri. Oh, russava fino a un momento fa.
Ho paura che questi video siano di una noia mortale. Alla fine ci sono sempre solo io che scrivo. Ci sono dei pezzi che ho lasciato solo perché il rumore della tastiera secondo me è molto bello. Ho fatto fatica, devo dire, questa settimana, la sera di venerdì. Ci sono stati dei giorni in cui non mi sembra concepibile niente a parte il fallimento. E altri momenti in cui invece magari mi prende di nuovo l'entusiasmo e la fiducia. E ho fatto fatica soprattutto questa settimana a gestirmi il tempo, perché questa di scrivere con un limite temporale è una nuova routine da inserire naturalmente, e anche qua avrei dovuto fare i conti col fatto che probabilmente non mi sarebbe venuto istantaneo. Mi piacerebbe anche portarti un po' in giro, non tenerti chiuso nella Fred Cave. Comunque, intanto mi si è chiarito un po' la faccenda del cattivo, del cattivo ultimo, perché c'era accennato già nello scheletro che è stata la prima cosa che ho fatto, insomma, di tutto sto progetto. Io non vedo l'ora che mi arrivi sto cacchio di titolo, però mi è venuto l'inizio, forse, non so se resterà tale, vabbè. Dunque, il nemico finale era stato fin da quella versione lì uno spirito non meglio identificato che viene fuori da un sambuco. È cosa nota, Khaleesi, chi abiti nei sambuchi. Quindi ho pensato, ci servono delle streghe prima di quell'ultima strega, perché sennò viene fuori così, dal niente. E ne ho incontrata casualmente una che abita nella stessa strada di Fedra e René, quindi questo è stato bello, è stata una di quelle cose che succede quasi da sola. Ci sono secondo me dei tempi di maturazione di qualsiasi genere e livello di storia, per cui, non so, di tutti i lavori di casa quello che mi dispiace di meno è il bucato. E mi piace fare queste attività durante le quali il cervello lavora come in background e secondo me risolve un sacco di questi piccoli ostacoli. Per domani dovrà essere pronto il video di questa settimana, che non ho idea di come mettere insieme, perché non so se ho troppo girato, troppo poco girato o semplicemente il girato brutto, e preparare il file da mettere sulla cartella condivisa del Prisma Raimo. Prendilo molto con le pinze, nel senso che ho cercato di seguire la regola concediti di scrivere male, ci sono secondo me delle frasi proprio brutte, che non sono neanche sicura abbiano un senso compiuto, chiaro. Sai, quelle che scrivi soltanto per mettere una cosa nero su bianco e già quando la rileggi due giorni dopo dici ma cos'è che volevo dire? Comunque, avanti, domani, ahimè, speravo di avere tutto il giorno per scrivere e invece no. Ok, andiamo. Oggi è sabato mattina e lo scopo di oggi sarebbe superare un po' quella che era la prima soglia. Però questo, ecco, è l'ultimo clip che ho pensato di registrare per questa settimana, quindi se ho incontrato questo traguardo, tu lo sai, ma io ancora no. Continuerò a ripetermi, ho paura, ma continuo a sperare che questo progetto ti piaccia. Fammi sapere cosa pensi di quello che ho scritto per adesso, tenendo presente che è veramente molto molto grezzo. Sono curiosa di sapere come stia andando il tuo Prisma Raimo, indipendentemente da a quale aspetto della tua vita, ecco, sia stato applicato questo sistema per cercare di disciplinarci un po'. Io devo dire, ho avuto un giorno che è stato venerdì, ieri, è stata una buona giornata, sono riuscita a fare tutto, sono riuscita a fare la palestra, sono riuscita a scrivere quanto dovevo scrivere. Gli altri giorni sono stati un po' in salita. Spero che la settimana prossima vada meglio. Intanto grazie, ti abbraccio. Ciao!